Uomini e donne, Teresa e Andrea derubati albergo, sacrifici spazzati via, è terribile. Teresa Langella e Andrea dal corso derubati in albergo. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne si è lasciata andare a un amaro sfogo sui social, rivelando pubblicamente la disavventura che li ha visti protagonisti. I due ex volti della trasmissione di Maria De Filippi hanno raccontato la loro disavventura. In particolar modo l'ex tronista non ha trattenuto la rabbia, ammettendo che i ladri hanno portato via tutti i suoi sacrifici e quelli del suo fidanzato. Teresa Langella si è resa protagonista di un amaro sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha svelato di aver fatto i conti con un furto che l'ha lasciata senza parole. L'ex tronista di Uomini e Donne, rientrando in albergo con il suo fidanzato, ha scoperto che dei ladri avevano messo le mani nelle sue cose personali, portando via soldi e oggetti di valore. Che brutta sensazione, ragazzi. Vedi che le mani di qualcuno hanno spazzato via i tuoi sacrifici in 3 secondi. Ha sbottato l'ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi, affranta dal furto che l'ha spiazzata. È una sensazione terribile. Quando scopri che ti derubano è come se ti strappassero via i ricordi più belli. Ha aggiunto ancora Teresa Langella, lasciandosi andare a un amaro sfogo nei confronti del ladro che ha portato via i suoi oggetti personali, spazzando via in pochi minuti i sacrifici fatti nel corso di questi anni. Fortuna che esiste l'amore, ha chiosato Teresa nel suo sfogo social di queste ore. Al suo fianco continua a esserci Andrea dal corso, col quale ormai fa coppia fissa da diversi anni. Proprio in questi mesi l'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato sui social di aver ricevuto una proposta di matrimonio ufficiale da parte del suo fidanzato. I due, dopo anni di fidanzamento, sono pronti a pronunciare il fatidico sì e a unirsi in matrimonio. Pronti a costruire una famiglia tutta loro. Nozze che si preannunciano attese dai fan che hanno avuto modo di seguire l'evolversi della storia d'amore tra i due ragazzi prima nella trasmissione del pomeriggio di Canale 5 e successivamente quando hanno scelto di mettersi alla prova a Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Maria De Filippi che tornerà in onda questa estate in prima serata.